Si riprende, prendiamo la linea. Ricordo sempre 5-2 primo tempo, adesso è ripartito il secondo. Si riparte con una parata del portiere di 273K. Partita difficile, parlavamo con Alessio Russo, il capitano di 273K. Stanno pagando logicamente con questo caldo, 38 gradi, stanno pagando anche il forte caldo. Adesso c'è il fallo laterale per 273K. Il caldo si fa sentire senza avere un cambio, diventa veramente difficile. Adesso c'è la punizione per gli amici di Ronny. 5-2, ricordo il risultato a sorpresa perché sulla carta 273K ha vinto lo scudetto del torneo infernale, ma questo non cambia niente perché le partite adesso hanno ancora una grande parata della squadra. Ecco, cerchiamo di intercettare qualcuno. So che la partita offre, è difficile adesso, però non deve giochicchiare, non deve pensare di averla vinta gli amici di Ronny. Stiamo intercettando Michela. Michela, ti rubo solo 2 minuti perché so che stai in partita. Michela, hai fatto gol, siete partiti male, poi l'avete riacchiappata, però la state comandando, però non dovete pensare di averla vinta, no? Siamo carichi perché oggi c'è la telecamera, quindi Se vuoi te la faccio venire sempre. è un di più il nostro centrale difensivo Capatosto, si casa. Stiamo facendo una bella partita, stiamo giocando, siamo grintosi, va bene così, speriamo di portare il risultato a casa. Io sono Morbo di Cron. Quindi è per te che si È chiama. per te che la, per me che la squadra si chiama Gli Amici di Cron. Ti volevo dire, alla fine questo è un quarto di finale, finora molta molta tranquillità, molto Sì, 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 combattuto, sì. però con Un molta bel molta torneo, tranquillità. tranquillo. Grazie anche Enrico che lo gestisce bene. Io dico sempre grazie a chi gioca, perché poi alla fine chi va in Anche se campo era partito siete male, tu eri sfiducioso nei nostri confronti, eh. alla fine, no, cosa ti aspettavi da questa squadra? Dove dovevate arrivare l'obiettivo, Noi, oltre al fatto di divertirti? il nostro obiettivo era, come hai detto tu, divertirci e speravamo di arrivare in finale come tutte le squadre. Quindi Speriamo. alla fine era. Sì, Quindi se sì. stasera perdi, non è come dice Rino, No, se no, usciamo no. fuori non fa niente, No, siamo no. arrivati ai quarti. No, no. Bisogna vincere, Quindi semplicemente. significa che non è, alla fine ci tenete anche voi Sì, ad arrivare in fondo. come ci tengono tutti, La tra squadra che l'altro. ti ha fatto un'impressione più delle L'Olimpia altre. La squadra migliore, Assunzione. la squadra L'Olimpia Assunzione. dell'Olimpia. Sapevate di acchiappare una squadra tosta che non è al completo, però è sempre una squadra Però tosta, è la squadra vincitrice del torneo invernale. rispetto alla partita di campionato sono cambiati tutti, a parte un ragazzino, quindi Sai, questi hanno questo. 30 tesserati, quindi Ecco. 30 tesserati da Comunque è settembre. una bella squadra e speriamo di vincerla. Se vinci questa, si va in semifinale, quindi c'è da Sì. pagare la pizza ai compagni. O No, no, loro te la sono devono loro che me la devono pagare a pagare. me. In bocca al lupo. Grazie. Adesso sì, riprendo la linea. Cerchiamo di fare sempre interviste, sapete, in modo divertente, Esiste! che alla Esiste! fine 3 minuti di gioco, partita difficile. Ricordo sempre 5-2, 273K, non la riesce ad aprire, deve fare gol assolutamente per riaprire questa gara. Siamo giunti al quarto minuto di gioco della ripresa. Scorre il tempo velocemente per 273K. Forse per gli amici di Tronny non scorre mai. Adesso c'è ancora. Vedo proprio a livello fisico stanno giocando non bene. Adesso il tiro, la parata di Alessandro Bruno. Palla per Dante Bruno di 273K. Vincenzo Liscio manovra. Indubbiamente gli amici di Tronny stanno giocando bene, corrono di più, stanno meglio fisicamente.
Adesso c'è Dante Bruno, Vincenzo Biscio va a recuperare, sempre il solito lottatore. L'unico problema che è tifoso della Lazio. Adesso palla al portiere, si riparte facendo 73 K. Adesso c'è Vincenzo Liscio che porta palla, tiro. Adesso c'è ancora Dante Bruno, e ancora calcio d'angolo, inizia a farsi sentire la stanchezza. Sarà una settimana importante per tutti, vincerà anche chi starà meglio. Adesso c'è ancora contropiede, c'è la ripartenza, viene buttata via da 273 K, dagli amici Ronni, recuperano. Adesso 273 K cerca di andare avanti, Vincenzo Liscio non sta in ottime condizioni. Palla buttata, ancora la Pasquale, palla per Dante Bruno, Acquaviva. Liscio cerca di portare palla, adesso palla per Dante Bruno, palla sul secondo palo e Alessandro fa una grande parata importante, arrivava e adesso ancora sono molto molto prevedibili, 273 K, parte il contropiede, ancora Dante Bruno, Dante Longo va a buttare una brutta palla, brutta palla. Adesso c'è, riparte in difficoltà fisica 273 K, ma adesso si aprono le praterie da tutte e due le parti. Bisogna rallentare il ritmo per gli amici Ronni, aumentarlo per 273 K. Adesso una brutta palla ancora. Adesso c'è un brutto fallo. Deve respirare, forse facciamo respirare, poi dobbiamo giusto una battuta. Adesso c'è la punizione per Vincenzo Liscio, deve riaprirla questa gara se vogliono cercare di andare. Siamo giunti al settimo minuto, 5-3, 5-3, si sono riaperti, si è riaperta la gara, 5-3. Adesso partita che si riapre, partita che si riapre. 5-3, forse gli amici di Tronni hanno il demerito di non averla chiusa. Adesso si riapre. 5-3, una partita da giocare. Sacchaviva, palla viene persa, recuperata. Siamo sotto al decimo della ripresa. 5-3, partita che si riapre. Devono cercare. Ale è partito, ale! Adesso palla che viene buttata, un po' di stanchezza. C'è ancora Acquaviva, palla per Liscio. Vincenzo si gira, la parata viene stoppata dal difensore. Ancora Vincenzo Liscio che prende palla, la perdono. Adesso 273 K ha chiuso dietro. Adesso ripartenza. Adesso una giocata, stanno giocando troppo di sopraffino. Devo far tirare. Senza fallo, Dante, senza Ancora fallo. Vincenzo Liscio. Dante! Di qua, di qua, di C'è qua. ancora palla e si gira. Devo far girare. Sì. Guarda di qua, sì. C'è ancora, Vai, Dante! ancora. No! Occasionissima, ed ecco qui il 6-3. Sfortunati in questa occasione, però bisognava chiuderla anche prima. Bisognava chiuderla anche prima. 6-3 in questo momento. Forse un gol che potrebbe veramente psicologicamente mettere fine a questa gara. Tiro fuori. No, sempre, Dante, no, sempre. Miki è venuto. Fai un passo avanti, Miki. Adesso c'è ancora l'anticipo, la Buono, buono, calma, punizione. calma, sei però. Ok. Batti la luce, Dante, guarda. Da. Diciamo la verità. Oh, devo dare il cambio. Ah, Adesso c'è la punizione. 6-3.
punizione che viene battuta, tiro ribattuto da Vincenzo Liscio. Va a chiudere Alessandro, uno dei migliori in questa gara. No, no, così, oh! Adesso c'è ancora. Sì, sta là, calma, calma, Stefano. Sì, buona così, vedi. Una gira di palla 273 K, punizione. Buona, c'è la punizione. Buona, basta così. Si buttano, No, vabbè, c'è la punizione. Attenzione. 273 K. Chi la prende, provasse? Una volta ha messo solo una persona sulla punizione. È stato là. Una ribattuta. 6-3. Scorre il tempo. Le semifinali si avvicinano per gli amici di Tronni. Adesso c'è la punizione. Dall'altra parte. Se vuoi dare il cambio, Dante, quando vuoi. Time out. So, c'è un po' di riposo per le due squadre. Ho chiamato il time out. Siamo giunti all'undicesimo. Partita si va verso una conclusione imprevista. 6-3 per gli amici di Tronni. No, 6 persone. Sato sta pagando forse anche di essere con uno in meno. Partita che deve rientrare. Si riparte dall'undicesimo. Si riparte. 11. Adesso c'è l'1-2. Attenzione! 7-3. Partita, credo, che va in ghiaccio. 7-3. Si fa difficile adesso per 273 K. 7-3 il risultato. E adesso attenzione. Proprio in barca 273 K. Adesso si rischia di fare anche una brutta figura, che ormai ha mollato anche mentalmente. A sorpresa. 7-3. 4 gol da recuperare per 273 K. Difficile. Ancora qua viva. Adesso la parata di Alessandro Bruno. A battere Dante. E spinge ancora. Fatte il fallo laterale. Ancora Alessio Lorusso si appoggia dietro. Ribatte. Adesso ancora palla che passa lì. C'è ancora. Adesso un po' di stanchezza per tutte le squadre. Un po' di confusione. Però 273 K attacca, ma in maniera disordinata. Andà per Vincenzo Liscio, con Alessio Russo. E adesso c'è una punizione. Quarto fallo per gli amici di Tronni. E il gol. E il gol. Sette, quattro. E capo, ti chiedo portita di sta. Come l'ho chiesto? 7-4. 7-4, una dormita generale.
7-4. Vedete che adesso Elza si riapre, cerca di mantenerla in vita, 273 K, anche se le forze fisiche si fanno sentire. Punizione per i neri. Punizione che fa rifiatare gli amici di Ronny. E ha ribattuto la barriera. Ancora Alessio Russo. C'è la punizione. C'è ancora lo Russo. Gli fa girare palla. 7-4 il risultato. Fanno girare palla, cercano. Qua vale, è un torneo, vale qua. Se non c'è. Adesso c'è l'angolo, 273 K. Adesso attenzione, c'è un contropiede. La parata. Parata. E ancora viene persa una brutta palla. Guarda adesso un 3 contro 3 che va buttata via da Acquaviva. Ancora 273 K che cerca di alzare un po' il ritmo per quello che può. Adesso ancora troppo leziosismo da parte degli amici Ronny. Palla indietro. C'è la. Ancora Dante Longo, tiro angolo. C'è il calcio d'angolo. Fallo laterale. C'è la punizione, viene Michele ribattuta in favore laterale. Adesso c'è la punizione, c'è il tiro libero per 273 K. Siamo giunti. La parata di Alessandro Bruno. Siamo giunti al 19° minuto. 6 minuti ancora da giocare. 7-4 il risultato. Occasionissima per. Per cercare di riaprirla. Non la riaprono. Deve trovare il quinto per cercare poi l'assalto finale. Adesso il tiro, ancora Alessandro Bruno tiene in vita. Calma. Sul 7-4 gli amici di Ronny. No, è blu. Adesso si cerca in tutte le maniere. E adesso c'è ancora. Va a ribattere, adesso c'è.
Adesso che viene Tita che entra nel vivo, hanno ormai 4 minuti e qualcosa alla fine di questa gara, adesso c'è ancora Liscio che cerca di riaprirla, è l'unico che può in questo momento riaprirla. Siamo giunti al 20esimo. Palla per lo russo, cerca di riaprire questa gara. Adesso c'è ancora Alessio Russo, palla fuori. Fallo laterale. Per 273K, con le ultime forze di questa stagione. Angola Liscio, tiro. Palla per Alessandro Bruno. E adesso queste sono palle di Pasquale. Ancora adesso Russo, Vincenzo Liscio la butta fuori, ancora Acquaviva anticipa, adesso perde la brutta palla, adesso attenzione, va a salvare Dante che mantiene in vita ancora 273K. Adesso la perde, va a fare un giochetto, tiro fuori, ancora qua io al tiro, ancora Alessandro Bruno, è lui che mantiene in vita gli amici di Ronny, forse il migliore dei suoi. Laterale nero. Palla, adesso vedi, lancio lungo, prende palla. Non ci stanno nemmeno più a livello mentale. Tiro fuori. La partita adesso prende la palla piena, tiro fuori adesso c'è una rimessa, tiro fuori, c'è adesso occasionissima ancora per gli amici di Ronny. Tutti i lanci ci sta sempre, gli amici di Ronny stanno meglio. Valerio! No, da qua. C'è la punizione. Adesso la palla stoppata male, ancora viene buttata palla, stanno ormai all'estremo le due squadre, punizione netta, adesso c'è la punizione ancora una volta per andare sul 7-5, siamo giunti, tiro è 7-5. 23esimo, 1-2 minuti al termine di questo quarto di finale, 7-5 per gli amici di Ronny, l'hanno
c'è ancora, cerca 273k di riaprire per tentare l'ultimo assalto. E adesso la respinta, cercano di tentare l'ultimo assalto. Adesso non bisogna perdere palla in ripartenza. E ancora, no, attenzione, è gol, è chiuso. Chiuso il discorso, gli amici di Tronni sono in semifinale. 8-5. 8-5. Per gli amici di Tronni, hanno meritato stasera di passare il turno. 273k ha pagato la lunga stagione, ha pagato... No, palla netta. Palla netta. Hanno pagato un po'. Allarga subito! (ride) 8-5, partita finita. Ormai, guarda, nulla da fare per 273k. Ormai, partita che è andata in ghiaccio. 8-5, finita la partita. Finita la gara. Adesso vediamo se riusciamo alla fine. Oh, Pasquale, è arrivata una sconfitta, si conclude male, però oggi forse avete pagato anche il fatto di essere in sei, loro hanno corso più di voi. Sì, infatti loro hanno corso più di noi innanzitutto, poi avevano ragazzi molto più freschi, un po' condizionati, qualche persona che a noi è venuta a mancare durante la settimana e il risultato è questo. Hai provato a tenerli a galla, ma alla fine avete pagato anche la non forma di Vincenzo. Ma diciamo che loro sono stati anche fortunati dal fatto che hanno avuto quasi il 100% di realizzazione, su 9 tiri abbiamo preso 8 gol, è andata così. Da dove si riparte al presidente, che cosa diceva, perché il presidente ha visto molto amareggiato. Presidente, si riparte come ogni anno, una squadra nuova, nuovi ragazzi, nuovi stimoli, ci riproviamo. Bocca al lupo e buone vacanze. Adesso andiamo giù negli spogliatoi e vediamo di intercettare qualcuno.